sera. Un anziano di 74 anni è sparito dall'ospedale di Sassuolo in cui era ricoverato. Il personale della struttura, appena si è reso conto dell'accaduto, ha potenziato il servizio di vigilanza e anche grazie all'aiuto dei carabinieri ha trovato l'uomo circa 3 ore dopo, poco distante dal nosocomio. L'anziano era in stato confusionale, ma sta bene. Finisce oggi il centro estivo della parrocchia di Madonna di Sotto, come sempre intitolato al cantante sassolese Andrea Rompianesi. Ecco le interviste al parroco Don Achille Lumetti, al responsabile del Grest Alessandro Mareggini e alla sua vice Valentina Iraci. Don Achille, ancora un'edizione del Grest, tra l'altro intitolato come sempre ad Andrea Rompianesi, un'edizione veramente strabocchevole, avete tantissimi bambini. Tanti bambini e soprattutto gli educatori, che meritano veramente un pieno applauso perché sono bravissimi. Gli educatori sono poco più grandi di quelli che assistono perché hanno al massimo 20 anni, ma ci sono 16-17 educatori di anni che hanno, però sono bravissimi, devo sottolineare questo. Perché il Grest riesce bene se ci sono questi punti di riferimento sugli educatori che sono belli genitori, perché ho detto pubblicamente in chiesa che alcuni ragazzi sono orfani con i genitori viventi. C'è sicuramente ancora una volta la conferma che il gruppo giovanile ha lavorato bene e le famiglie hanno molta fiducia in voi. Molta fiducia, noi le ringraziamo perché è un ringraziamento che facciamo alle famiglie, alla popolazione, perché sente, partecipa, si esalta, ed è bello questo, perché se noi facessimo una cosa smorta, sbiadita, che non piace a nessuno, anche noi perderemmo lo smalto. Invece così andiamo avanti contenti perché abbiamo alle spalle persone che ci sostengono, ci aiutano, tanto più specialmente adesso che i comuni hanno chiuso i rubinetti e qui non ci danno niente, né a noi né a nessun altro, però pur non dandoci nulla riconoscono l'azione che facciamo, l'azione educativa che facciamo. Alessandro, allora un sacrificio importante perché per te questo significa anche prendere 2 settimane di ferie anticipate dal lavoro, però il risultato anche quest'anno, dopo queste 2 settimane, è stato veramente bellissimo. Sì Alfonso, un grande sacrificio però appagante, una soddisfazione da matti. Sono state 2 settimane fantastiche, un centro estivo fantastico, ne valsa proprio la pena di fare 2 settimane di ferie. Non è un sacrificio per me, è un piacere, è appagante, è stimolante. Un ringraziamento agli educatori, un ringraziamento a Don Achille, alla Valentina che è la mia vice responsabile, un grande ringraziamento a tutti, sono soddisfatto e riprenderemo anche l'anno prossimo con tante novità e tante sorprese. Allora Valentina, sei stata chiamata in causa da Alessandro, vice responsabile, è già un impegno abbastanza significativo. Anche tu hai 2 settimane alle spalle nelle quali hai dato molto. Sì, però sono contenta di averlo fatto perché grazie ad Alessandro ho avuto la possibilità di entrare a far parte di questo grande gruppo di educatori molto presenti che ci aiutano tanto nei giochi con i bambini ma anche nell'organizzazione, partecipano molto questi ragazzi. Poi ringrazio Don Achille per avermi ospitata qua nella sua parrocchia. Ma tu arrivi da dove? Io abito ad Arceto, quindi insomma non sono proprio della parrocchia, ma sono contenta di farne parte in queste circostanze. Dimmi qual è stata la soddisfazione più grande in queste 2 settimane. Innanzitutto avere così tanti bambini, perché sono veramente tanti, ma ne siamo contenti. E poi sono contenta degli educatori perché è un grande gruppo e sono veramente bravi. E nel percorso di queste 2 settimane concludiamo magari con un rammarico. C'è qualcosa che avreste voluto fare e che magari non siete riusciti e farete l'anno prossimo? Ma non saprei, io penso che siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo. Inaugurato in via Radici in Piano, di fronte a Panorama, il nuovo ristorante Soia. Il locale, spazioso e dal sofisticato design contemporaneo, propone cucina di ispirazione orientale e fusion, in un ambiente elegante ottenuto dalla riqualificazione di un'area ex industriale. Oltre ai classici sushi e sashimi, preparati con materie prime freschissime e di ottima qualità, il ristorante offre cucina wok e grill gustosa e salutare.
Per chi preferisce la cucina italiana, Soia propone diverse ricette di specialità locali preparate da chef italiani e un'ottima carta dei vini. Stasera alle 21.30 in Piazzale della Rosa torna la rassegna musicale Note d'Estate. In programma un omaggio al mito americano, con musiche celebri tratte anche da film e cartoni animati. Sul palco il quintetto vocale Alti e Bassi e l'orchestra regionale dell'Emilia-Romagna. Passiamo allo sport. Ultimi incontri al Memorial Rossini, trofeo Banca Popolare dell'Emilia Romagna, torneo di tennis che si sta disputando allo Sporting Club. Stasera la finale del doppio, domani semifinali dei singolare, domenica alle 16 la finale. L'iniziativa, anche quest'anno, ha raccolto ottimi consensi sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Prima amichevole per il Sassuolo Calcio all'interno del Mapei Day, che si tiene domani a Bormio. Per mister Di Francesco le prime opportunità di vedere all'opera i suoi ragazzi e di nuovi neroverdi dopo le vacanze. Avversari alle 16 una rappresentativa della Valtellina. Per oggi è tutto, arrivederci a lunedì.